ragazzi, buongiorno. Oggi andiamo ad Adelfia, provincia di Bari, e andiamo a trovare un carissimo amico, Luigi Barone, un allevamento di quelli secondo me straordinari, molto belli, e ho pensato appunto di fare questa visita e di documentarla perché vale davvero la pena. Insomma, nel barese avere un allevamento del genere è sinonimo di vanto, quindi quanto prima vedrete le immagini di un allevamento spettacolare. Buona giornata. Siamo venuti a trovare Luigi Barone, che è un allevatore di cardellini, e siamo qua nel suo allevamento, qualcosa di fantastico. Salve! Luigi, quando nasce questa tua passione? Beh, è una passione che ho avuto sempre da ragazzino, però per il tipo di lavoro che facevo non l'ho mai fatto. Ho iniziato nel 2012, quindi sono pochissimi anni, sono 6 anni che mi sono dedicato a questi animali. Pochissimi anni, però hai già, voglio dire, raggiunto dei bei risultati. Beh, quando si inizia un qualcosa del genere si cerca di fare il meglio possibile, cercare di tenere gli animali in un ambiente a loro consono, e quindi ho cercato di fare un allevamento indicato per loro. Quindi quante coppie quest'anno riusciamo a fare? Beh, l'allevamento è composto da 40 box, però ne uso dai 35-37. Gli altri restano in casa di piccoli, i primi piccoli, ecco. Notavo prima parecchie mutazioni, hai un bel po' di mutazioni, veramente belle, no? Sì, mi manca qualcuna, però ci sono parecchie mutazioni, come Eumo, Satinè, Isabella Pastello, Bruno Pastello, qualche Acianico. Insomma, ce n'è. Anche se dicevi prima che comunque ti piace l'ancestrale. L'ancestrale, sì. L'ancestrale è quello che preferisci in assoluto. Certo, certo. Prima siamo passati dal piano inferiore, ho notato che c'è comunque qualche balia, ce le hai, no? Sì, sì. Ho delle balie perché non sempre il cardellino porta avanti da solo, ci sono alcune o maschi o femmine che possono ammazzare i piccoli, buttarli fuori dal nido, e quindi per poterli portare avanti ci sono alcune balie giù. Il canarino resta sempre quello un po' più affidabile sotto questo aspetto, no? Sì, anche perché il canarino comunque è un animale che sono secoli che vive, è stato allevato in gabbia. Il cardellino è pochissimo, è abbastanza, meno. Però è di meno, ecco. E quindi è un po' più selvatico, ecco. Poi sentivo parlare pure di una miscela che stai preparando, cioè io so che... No, già fatta, è una miscela, ecco, io ho cercato di portare all'animale più o meno i semi che loro
mangiano in natura. Chiaramente non li so tutti, però una buona parte, quindi una buona parte è in questo mangime, quindi è assorbito di parecchi semi. Io sono un allevatore di canarini, tu sei un allevatore di cardellini. So per sentito dire, però tu mi devi dare conferma in questo senso. Il cardellino è un po' più particolare, quindi ha bisogno di più attenzioni. Come funziona? Cioè, c'è un medico naturalmente che ti segue? Allora, il cardellino ha bisogno di più attenzioni, però se si usa una giusta alimentazione e un buon andamento durante tutto l'anno, diciamo che non abbiamo grosse difficoltà. Chiaramente io mi faccio seguire sempre da un veterinario, io faccio fare dei tamponi. Chiaramente quando l'animale lo vedo abbastanza non mi convince, faccio fare dei tamponi. Diciamo che il primo aiuto di soccorso che si può dare appunto ad un animale è effettuare un tampone a fresco e mettere in evidenza, come dicevo prima, determinate colonie batteriche e altre cose, e quindi cercare di aiutare l'animale il prima possibile. Vengono raccolte le feci, diciamo solo la parte scura delle feci e non la parte bianca, che sono gli urani, e da qui poi viene effettuato uno striscio e una flottazione che mette in evidenza appunto forme parassitarie, in primis in un allevamento di cardellini sono i coccidi, e le varie colonie batteriche, candide e megabatteri. Diciamo che questa è la prassi, diciamo la cosa più comoda. Quindi siamo all'inizio della riproduzione. Sì, adesso sì. Stando magari hanno già iniziato alcuni a fare, a deporre le uova, quindi vediamo l'annata come sarà. Quindi magari noi ci facciamo una passeggiata a fine riproduzione, così troviamo le voliere tutte belle piene. Speriamo. Ma sicuramente, in bocca al lupo. Speriamo, grazie, grazie. Abbiamo visto un allevamento secondo me veramente bello, e poi naturalmente sarete voi a giudicare, però veramente le cose bisogna farle, bisogna farle bene, e secondo me Luigi lo ha fatto ed è veramente bello, e quindi aspetto i vostri commenti e cosa ne pensate di questo allevamento che abbiamo visitato stamattina. Un abbraccio e ci vedremo presto, ciao.